Io sono arrivato nel 92 prima di tutto con una borsa di studio per studiare arte e liturgia all'Istituto Beato Angelico a Milano, dove avevano costituito un corso post universitario, diciamo di specializzazione. Io sono stato il primo studente, poi sono arrivato anche un gruppo dall'Africa, un cinese, un altro albanese. E ovviamente c'è sempre uno scarto, no? Tra un immaginario idealizzato e la realtà, perché la realtà è fatta di cose concrete, è fatta di, no? Cioè la sua porosità, come si dice, no? non è così fumosa e ideale. Così com'è anche ovviamente in questo rapporto con l'Italia all'inizio c'era anche tanta mancanza di preparazione da parte mia, no? Di vivere, era una realtà completamente diversa, perciò c'era un disagio che non c'entrava niente, non era la colpa di nessuno, era la colpa del fatto che una persona nata, cresciuta in un ambiente molto diverso, adesso si trova in un ambiente completamente diverso e non ha gli strumenti per gestire queste cose. Perciò insomma, un certo disagio è normale. Poi ovviamente dopo arrivano anche, se vogliamo, anche i pregiudizi, arriva anche comunque un certo tipo di idea che si crea sugli albanesi, no? Cioè, all'inizio gli albanesi era il popolo, diciamo, uscito dalla sofferenza del regime, che cercava la libertà, e poi dopo sono diventati, no, quelli che davano fastidio, quelli che erano criminali, ladri, no? Le persone che in qualche modo disturbavano la quiete, no, della società italiana. E ovviamente sia nel primo che nel secondo caso si trattava di uno stereotipo. E in questo senso i media giocavano la loro parte, ovviamente un certo tipo di immaginario sociale, anche quello, no? si muoveva seguendo questi cliché, no? Seguendo questi stereotipi. Ma anche gli albanesi stessi erano pieni di stereotipi. Erano pieni di stereotipi sull'Italia, così come erano pieni di stereotipi su se stessi. Cioè anche noi in qualche modo avevamo su noi stessi un'immagine creata dai media o un'immagine creata dalla narrazione fatta in Albania, no? Di questo popolo eroico, di questo popolo che aveva resistito nei secoli, che aveva difeso l'Europa, il cristianesimo europeo dagli ottomani, no? E perciò insomma c'era una non aderenza di queste narrative diverse, anche quelle, diciamo, degli albanesi su se stessi, dell'Italia all'inizio verso gli albanesi, e poi questo capovolgimento, diciamo, della narrativa quando gli albanesi hanno cominciato a dar fastidio. E anche in quel momento anche gli albanesi stessi hanno scoperto un loro volto problematico e hanno cominciato a dover fare i conti, insomma, con questo immaginario. Ecco, perciò in tutto questo, cioè tu ti muovi come un individuo, come uno che cerca di capire, no, il suo posto nel mondo, come uno che cerca di, cioè ha il suo discorso anche interiore, vuole capire chi sei, chi non sei, no? Qual è il tuo linguaggio espressivo, no? Perché per un artista ha maggior ragione, ma anche proprio come individuo, al di là dell'essere artista. E nel frattempo giochi questa cosa tra queste narrazioni più ampie che si svolgono attorno a te e su vari livelli. E invece il manifesto di cui parlavi tu ha a che fare con le elezioni in Lombardia nel 97, credo. Ed era il secondo momento che sono arrivato in Italia, questa volta, perché nel 92 ero venuto da solo, poi è arrivata mia moglie, poi è nata mia figlia in Italia, poi sono tornati in Albania, dove è nata la mia seconda figlia, nel 97 siamo ritornati, e lì ormai, diciamo, gli albanesi non erano più così visti come il popolo eroico da accogliere con le braccia aperte, che scappava dalla dittatura, ma si era creata poi quest'altra narrazione dove la Lega ovviamente faceva la sua parte, e questo slogan me lo ricordo molto bene, perché era una specie di manifesto che abbiamo visto appena siamo arrivati in Italia. E noi eravamo quattro albanesi arrivati
a Milano, questo manifesto diceva un voto in più alla Lega, un albanese in meno a Milano. Io ho guardato mia moglie e ho detto, vuol dire che saranno 4 voti in meno alla Lega, anche se noi non potevamo né votare né niente, però insomma per contraddire un po' quello che era scritto lì.